Ciao ragazzi, rieccoci a questo secondo video, chiamiamolo tutorial. Sono Fabrizio degli Arroco e stavolta vi spiego un attimino più nel dettaglio quello che ho deciso di fare per riprendere il nostro concerto virtuale con la nostra band. Allora, come avevo anticipato, nel nostro caso noi abbiamo un mixer che fa anche da scheda audio che entra all'interno del PC con OBS Studio. Abbiamo scelto di usare questo mixer perché mi dà la possibilità di avere i compressori canale per canale, che penso che per trasmettere un concerto in diretta streaming siano molto importanti per riuscire a tirare su il volume senza avere problemi di clip. Questo in primis. L'altra cosa che ho deciso di fare, che è un tantino più avanzata, è quella di utilizzare un rack di compressore limiter esterno, in cui io vado a comprimere anche il master che andrà poi in onda. In questo caso, diciamo che è un po' più complessa la cosa perché vanno fatte una serie di prove che io consiglio di fare prima di andare online, di fare dei test sia audio che di streaming prima di andare online e non di fare le cose affrettate. E ovviamente i tempi di attacco e rilascio molto brevi e il peak limiter settato in maniera tale da questo qui, da non avere problemi quando si va in stream direttamente. Qui su OBS Studio noi abbiamo la possibilità di monitorare costantemente il livello dell'audio. Ecco qui, noi adesso stiamo parlando con un microfono molto lontano, quindi molto basso. Se io prendo il microfono, ecco qui che il livello salta su. Grazie al sistema di compressori al limiter, il livello raggiunge molto da vicino il picco, pur senza andare mai in picco. In questa maniera noi abbiamo la possibilità di tirare su nettamente il volume senza avere problemi di clip e quindi senza perdere qualità audio. Per quanto riguarda invece il video, OBS Studio dà la possibilità di gestire una multicam. Ecco qui che noi, dalla modalità studio che abbiamo qui a destra, noi abbiamo un preview della prossima scena sulla sinistra e la scena che sta andando online in streaming sulla destra. Qui abbiamo i vari dispositivi video che possono essere settati anche in tempo reale senza spegnere e riaccendere il programma e quindi anche recuperati in caso di perdita di uno stream USB. E in tempo reale noi decidiamo, per esempio, di selezionare una scena e di farla cambiare subito dopo sullo stream. In questa maniera noi abbiamo uno studio a tutti gli effetti, una regia video e audio complessiva, tutto in un botto unico.